Ben ritrovati! Vi presentiamo le previsioni meteo marine per il fine settimana del 3-4 ottobre. Cominciamo dalla giornata di sabato, che sarà caratterizzata nella parte centro-meridionale della regione da venti di provenienza meridionale, da deboli a moderati e da addensamenti nuvolosi, specie sul Salento e nell'entroterra barese, dove fino alla prima parte del pomeriggio saranno possibili precipitazioni. Le temperature massime saranno comprese tra circa 21 gradi delle zone sotto copertura nuvolosa al sud e al centro della regione, ai 26 gradi nel Tavoliere. Il Mar Ionio ed il Canale d'Otranto saranno mossi con altezza d'onda significativa fino a un metro, da poco mossi a calmi tutti gli altri mari. La temperatura superficiale del mare lungo le coste sarà di circa 24 gradi su tutte le coste pugliesi, tranne nel Golfo di Manfredonia e nel Mar Ionio, che saranno fino a un grado più caldi. La tipica corrente dell'Adriatico occidentale caratterizzerà la circolazione marina dal Gargano fino a Capo d'Otranto, fluendo verso sud-est ad alcune miglia di distanza dalla costa. E passiamo alla giornata di domenica 4 ottobre. Rispetto alla giornata di sabato, la ventilazione sarà in attenuazione con tendenza a provenire da settori sud-occidentali. A partire dalle ore centrali della giornata, la copertura nuvolosa potrà estendersi a tutta la regione, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Le temperature massime aumenteranno, raggiungendo in tutta la regione valori intorno ai 26-27 gradi. Da calmi a poco mossi mari con residuo moto ondoso al centro del canale d'Otranto. La circolazione marina sarà sempre caratterizzata dalla corrente costiera dell'Adriatico, che si estenderà fino a largo d'Otranto, dove incontrerà un vortice anticiclonico. La temperatura superficiale del mare sarà intorno ai 24-25 gradi, senza significative differenze rispetto alla giornata di sabato. Terminiamo con un esempio di profilo verticale della temperatura. Poco a largo di Santa Maria di Leuca, il profilo mostra una temperatura di 24 gradi centigradi in superficie fino ad una profondità di circa 30 metri ed una diminuzione di temperatura fino a 16 gradi centigradi in corrispondenza degli 80 metri di profondità. Il team di Che Mare Farà in Puglia vi invita, come sempre, a scaricare l'applicazione Sea Condition disponibile sia su Google Play che su App Store per approfondire le nostre previsioni e vi augura un buon fine settimana.